e spera di arrivare in fondo, ma senza aiuti, senza niente, non saprei minimamente dire. Si spera, solo speranza. Usa la parola speranza, Jomer, che con la mamma gestisce Live'n Scent Café, nel parlare di quanto l'attività possa resistere, visto il calo di lavoro dopo l'avvio del cantiere in piazza San Lorenzo. La situazione al momento è un po' critica, sinceramente, perché chiudendo la piazza in questo modo, il passaggio della gente è sicuramente diminuito. Noi siamo al momento a metà, meno della metà del lavoro che facevamo prima, e non sappiamo come andrà poi a finire, perché al momento i lavori sono anche fermi, quindi vedere una piazza così chiusa e soprattutto non si sta neanche lavorando fa ancora di pensare ancora di più, cioè quanto durerà ancora questa situazione. Dopo che due attività hanno già annunciato l'abbandono del quartiere per trasferirsi in altra zona di Pistoia, il bar è una delle ultime rimaste che, trovandosi in un punto raggiungibile solo a piedi, forse è quella che più sta risentendo dei cambiamenti alla piazza. Una situazione che durerà ancora a lungo e che è arrivata come l'ennesima tegola dopo le difficoltà causate dalla pandemia e dalla crisi economica. Avete valutato la possibilità di spostarvi? Al momento sinceramente non l'abbiamo valutato e non ce lo possiamo neanche permettere, perché alla fine noi siamo aperti dal fine del 2018. Lavorato bene, abbiamo lavorato solo un annetto, perché poi è iniziato il Covid e ci siamo rialzati. Poi è iniziata la crisi con tutte queste guerre e tutto quanto e ci siamo rialzati piano piano. E ora c'è stata di nuovo tutta questa fatto dei cantieri che ci sta ributtando giù. E quindi non è proprio facilissimo ora trovare anche un altro posto e comunque spostarsi di qui, perché sicuramente poi verrà anche un bel lavoro. Perché come progetto di rivalutazione della zona sicuramente migliorerà la situazione, però nel frattempo ci dicono di avere pazienza, ma arrivare a fine dei lavori la pazienza non basta per andare avanti.